Quindi siamo pronti con questa nuova avventura, un nuovo campionato. Si apre la campagna abbonamenti dell'FC Crotone Calcio venerdì 23, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, da lunedì a venerdì. Questi gli orari del botteghino. Ci sono delle novità quest'anno, ci sono delle novità sostanziali. Dobbiamo rispettare la nuova normativa sulla sicurezza dello stadio, legge dello Stato, e quindi siamo obbligati alla tessera del tifoso. Quest'anno la novità, che ormai tutti conoscono, è che non ci si può abbonare senza tessera del tifoso. La tessera del tifoso quindi viaggia contestualmente con l'abbonamento. Il Crotone Calcio, lo dico subito, la darà gratuitamente a tutti gli abbonati. Il costo della tessera nazionale è di 20 euro, noi la diamo gratuita a tutti gli abbonati. L'operazione è molto semplice, funziona come gli altri anni. C'è un diritto di prelazione di una settimana per gli abbonati per avere il posto dello scorso anno. Dopodiché sarà libero, si va al botteghino, si fa la prenotazione dell'abbonamento e quindi contestualmente ci sarà anche la prenotazione della tessera del tifoso, portando documento di identità. E una cosa importante per la tessera del tifoso e per l'abbonamento, bisogna andare personalmente, bisogna recarsi personalmente, non si può comprare un abbonamento e quindi fare la tessera del tifoso per un'altra persona. Bisogna andare personalmente, portare documento di identità e codice fiscale e quindi fare l'adesione per l'abbonamento e per la tessera del tifoso. Al momento della prenotazione si verserà il 50% come lo scorso anno, il rimanente 50%, il saldo, si farà alla consegna dell'abbonamento e della tessera del tifoso che verrà mediamente 15 giorni dopo la sottoscrizione. La tessera del tifoso permette intanto a chi ce l'ha di acquistare biglietti per tutte le manifestazioni sportive sul territorio nazionale. Quindi si possono acquistare biglietti con la tessera del tifoso per tutte le partite dei campionati, di Serie A, di Serie B, senza limiti anche di numero di biglietti. Se ne possono acquistare anche più di uno per gli amici con la tessera del tifoso. Per quanto riguarda gli altri privilegi, quello che mi sembra di segnalare il più importante è che per seguire il Crotone in trasferta, per seguire la squadra del cuore, diciamo, se si vuole andare nel settore ospiti, quindi nel settore del Crotone, facciamo un esempio pratico: se si vuole seguire il Crotone a Frosinone e si vuole andare nel settore ospiti, cioè dove ci sono i tifosi del Crotone, il biglietto non si può acquistare senza la tessera del tifoso. Ovviamente si può acquistare un biglietto per vedere il Crotone in trasferta, in tribuna o da un'altra parte, ma se si vuole andare con i tifosi del Crotone, se si vuole andare a Padova nella curva dei tifosi del Crotone, settore ospiti, ci vuole la tessera del tifoso. E questo è un altro privilegio, è che si entra allo stadio per una corsia preferenziale, cioè praticamente non facendo fila in tutte le manifestazioni. Quindi se si va a vedere una partita di un campionato di Serie A e si ha la tessera del tifoso, si acquista il biglietto tramite la tessera del tifoso, si entra nella corsia preferenziale. Un'altra cosa importante è che si possono vedere con la tessera del tifoso anche tutte quelle partite che sono soggette a restrizioni per la sicurezza. Noi regaleremo la tessera del tifoso agli abbonati, ma regaleremo anche una maglia classica, la nostra rosso-blu, la maglia del tifoso del Crotone. Quindi invito tutti ad abbonarsi, speriamo di fare 5.000 abbonati e di regalare 5.000 maglie rosso-blu. Lo scopo è quello di creare questa macchia rosso-blu visibile allo stadio, perché la maglia del tifoso si indossa durante i 90 minuti. Concludo dicendo che i ridotti, lo ricordo, come lo scorso anno, i ridotti sono per le donne, per gli over 65, e noi ne abbiamo tanti tifosi di questo tipo, sia donne che over 65, vecchi affezionati, e poi per tutti i giovani sino a 18 anni. I diversamente abili invece, almeno col 50% di invalidità, possono accedere alla categoria, chiamiamola così, ridotti.